Eccoci qui oggi con questo oggetto che voglio presentarvi, che è un pezzo di carta, nello specifico un foglio classico da stampante, che vi mostro come esigenza di risposta agli oggetti che gli artisti mi regalano, alle opere che gli artisti mi regalano. Non tanto voglio io contestare la possibilità che un pezzo di carta possa essere un'opera, quanto che un pezzo di carta possa avere come un'opera un significato, un senso e un'estetica. Ebbene, qui io l'ho piegato a formare una cosa che va verso l'alto, un po' aperta, quasi un fiore. Se uno lo piega, lo stropiccia abbastanza, rimane in verticale, cade. Ebbene, questo è il più multiverso, e vi presento anche il secondo, che è il mio secondo multiverso. Ritorno al primo, che il senso è sempre lo stesso. Il multiverso, io, oltre al fatto che mi piaceva il nome, poi cosa sia, a me piaceva l'idea che il concetto che ogni volta che preghiamo buttiamo un pezzo di carta, lo facciamo in maniera spontanea e ogni volta viene diverso, un po' come pare sia il Big Bang nel nostro universo. E con questo invito a chiunque trovi un multiverso, chiunque ne riceverà uno direttamente da me, a guardarlo. Poi può, appunto, come ogni pezzo di carta o come ogni opera, decidere se gli piace o meno, buttarlo o meno, ecco. Se non la butta e ha un po' di curiosità, il malcapitato o il fortunato potrà decidere di aprirlo e appunto rendersi conto che ci sono delle pieghe. E per esempio in questa piega qui c'è una R, e poi appunto la R scompare, rimane teso, quindi è verso, e poi uno continua ad aprire e trova una I, una T, poi una L, una U, e da quest'altro lato una M, a comporre un multiverso. E questo è il primo di una serie che farò. Ed ecco quindi che qua in live metterò la data con un timbrino. Oggi è una data X, ma la postdatazione ci piace, che non vi dirò. E a questo punto vado nel punto X, perché non me ne frega assolutamente niente. Ne farò anche più di uno a questo punto, e l'ultimo sarà quello giusto. Bene, con questo non so cosa voglio dire, ma l'ho fatto. Poi lo potrete richiudere, come meglio credete.